Ciao Rita. Ciao, buongiorno. Secondo te perché ho voluto incontrarti? Perché la storia è veramente agghiacciante, un film dell'orrore. 20 minuti dopo. Tutte queste ragazze, mia sorella compresa, adoravano veramente questo maestro, lo trattavano come Dio sceso in terra. Gli mettevano i calzini, gli lavavano i piedi, gli servivano la colazione, non si poteva mangiare se lui non era presente al tavolo, quindi un rapporto di sudditanza vero e proprio. La parola setta sono sicuro la conosciate già, non è una parola sconosciuta. Setta, l'avete già sentita dire. Oggi però vi porterò all'interno di una setta dove Roberta, ripeto, è morta. Vi racconterò la sua storia, ho conosciuto sua sorella Rita e più tardi ho conosciuto altre due persone, due donne fuoriuscite da altrettante sette appena in tempo per salvarsi da nord a sud Italia. Altri atteggiamenti che avete ricostruito a cui lei era soggiogata? Lui imponeva dei rapporti sessuali alle ragazze e ai ragazzi di questa comunità con la scusa che anche attraverso il sesso da lui comandato si potesse raggiungere l'illuminazione. Lui mischiava le coppie. Se tu sei geloso, io ti aiuto a liberarti dalla tua gelosia facendo vedere la tua fidanzata che ha un rapporto sessuale con un'altra persona. Roberta era entrata così tanto nella dinamica di setta da seguire le indicazioni del guru anche per farsi curare. Il guru gli aveva detto che questa operazione si poteva fare, aveva effettuato una diagnosi energetica col suo terzo occhio e aveva detto che il neo era benigno, quindi si poteva tranquillamente asportare. Lei si è fatto operare su un tavolo della cucina, senza istologico né anestesia, alla presenza del guru. I familiari di Roberta riescono a recuperarla soltanto quando lei ormai sta molto, molto male. Noi l'abbiamo recuperata il 1 ottobre 2020 in condizioni pietose in questo centro, perché lei il giorno prima ci aveva finalmente mandato un messaggio dicendoci: non sto bene. Era in questa baracca di legno senza finestre con un catino pieno di sangue, stava vomitando sangue, aveva le gambe gonfissime e riusciamo a portarla io e mio papà all'ospedale di Lavagna, un po' ingannandola perché le abbiamo detto: va, facciamo un attacco veloce e poi torni su, perché lei comunque voleva stare lì ai piedi del letto. Lei aveva il suo maestro e gli altri imputati e il suo fidanzato. Riusciamo a portarla all'ospedale di Lavagna e nel momento in cui arriva capiscono subito che quei dolori erano causati da un melanoma ed era piena di metastasi, non c'era un organo senza un tumore. Dal 1 ottobre la trasferiscono all'ospedale San Martino di Genova e lì muore il 9 ottobre. Vi ricordate quando Rita ha detto imputati? Non le è scappato, c'è davvero un processo. Ma io ora voglio raccontarvi la sua storia fuori dall'aula. Le indicazioni date a Roberta per curarsi fino a quel momento erano state queste: assumere delle tisane zuccherate, fare delle saune, meditare, fare dei bagni ghiacciati nel fiume lì vicino al centro, mettere succo di limone sulla ferita. In quella che la procura ha definito psicosetta veniva trasmessa un'idea molto precisa del dolore. Il dolore era visto come una cosa positiva, vuol dire che doveva espiare qualcosa, doveva risolvere qualcosa di precedente, quindi era assolutamente positivo che lei stesse male. Io ho una domanda che mi è sempre girata in testa, qualche volta anche in modo assillante, perché secondo me è il concetto principale. Come si fa a cadere vittime di una setta? E quali strategie utilizzano loro per tenerti legati a sé? Che momento della tua vita ti sei avvicinata? Come stavi? Qual era la tua situazione generale intorno? Allora, era un periodo veramente difficile. Ero davvero in crisi perché lavorativamente parlando le cose stavano andando malissimo. Mi sentivo molto sola, non mi sentivo gratificata. Mi sentivo molto fragile e sentivo proprio il bisogno di aprirmi con altre persone. E Roberta? Cioè, che carattere aveva? Provando a metterti il meno possibile, diciamo, da sorella che le voleva molto bene. Che tipo era? Perché lo sai, no? La consecuzio che uno si fa in testa. Era già debole di per sé. No, non era debole di per sé. Era veramente molto forte e coraggiosa, ma molto più di me. Si è lanciata col paracadute, tanto per dirvi, una cosa che io non farei neanche. Aveva mille interessi, aveva una sua agenzia immobiliare, cucinava, cuciva. Veramente un vulcano di energia. Laureata in conservazione dei beni culturali, ha fatto il liceo classico, è diplomata col massimo dei voti, a differenza mia. Era molto forte e coraggiosa, ma anche fragile, ma come siamo noi tutti. La sua sfortuna è stata quella di aver incontrato chi di questa fragilità si è approfittato. Perciò lei, oppure lei, oppure anch'io, oppure tu che guardi questo video, un momento di fragilità, come può capitare a tutti, un divorzio, la perdita di un genitore, oppure un esame particolarmente complicato all'università, e si entra. Poi la prima tecnica che le sette usano per tenerti legati a loro è quella del love bombing, cioè letteralmente ti bombardano d'amore. Io ti lascio il mio numero di telefono, tu puoi chiamarmi, chiamami a qualsiasi ora del giorno e della notte. Appena entrata sembrava veramente che a tutti importasse della mia storia, quindi parlami di te, no, raccontami, dammi il tuo numero di telefono, ma sentiamoci, vediamoci, quindi proprio questa cosa di sentirsi importanti, no? È anche una delle difficoltà spesso di riconoscere un ambiente non bello, perché chi c'è all'interno invece appare come bello, cioè non ha le corna in testa.
testa e una coda da diavolo. Io anche avevo questa idea, io ero ignorante in materia, io pensavo che fossero composte da persone incappucciate che facevano riti strani, candele. Invece no, le psicosette sono composte da persone assolutamente normali che ti accolgono in un bel ambiente e ti fanno davvero credere che solo lì troverai tutte le risposte alle tue domande. Quindi se ci entri in un momento in cui sei un pochino più debole, ci stai. E poi come riescono a tenerti? Questa cosa poi nei mesi però è andata un po' scemando e in me è nato un po' un senso di colpa, quindi io ho cominciato a dire ok, mentre prima tutti fregava di me, adesso provo a vedere che cosa posso fare io per loro. Se per loro all'inizio sono state importanti, mentre invece adesso non mi stanno più calcolando così tanto, forse ho sbagliato io, cioè mi sono cominciato a fare delle paranoie, quindi dicevo ok, cosa posso fare, come posso essere utile, devo dedicare più tempo, ok, va bene. Esistono però delle avvisaglie, dei campanelli di allarme per riconoscere che stai entrando in una setta. Mi racconti quali sono questi segnali? Il più importante è l'allontanamento dalla famiglia, quindi non è normale che una persona che entri in una nuova realtà inizi ad allentare i rapporti con i vecchi amici e con i familiari. Per mia sorella è andata esattamente così, ogni weekend lo passava al centro, frequentava questi seminari a pagamento e poi piano piano ha iniziato a non essere più presente alle ricorrenze familiari, Natale, Pasqua e compleanni dei miei figli. E cosa diceva lei quando non era presente? Aveva i seminari. Già prima avevo poca vita sociale, adesso praticamente vabbè, non riuscivo più ad andare a cena dalla mia famiglia, neanche dalla famiglia del mio fidanzato, non riuscivo più a vedere qualche amicizia che avevo perché mi dedicavo totalmente a questa cosa. Cioè dovevi rinunciare a quello che era la tua vita fino a quel momento. Esatto. Ci sono le manipolazioni mentali, tipo i tuoi genitori sono sì, no, allora no vuol dire frequentali, sono i tuoi genitori, non frequentarli come li frequentavi prima. Tutti i tuoi amici, gli amici del pallone, sono no, allora non vanno frequentati. Se tu facevi danza classica e le tue colleghe non sono tu smetterai di fare danza classica, tu smetterai di fare calcio, perché ti porteranno a estraniarti da quel mondo per portarti nel loro di mondo. Tanto ci sono loro, loro fanno da cuscino, tutta una manipolazione. Stringerti a fare il vuoto intorno a te è anche una tecnica per tenerti legato nel medio e nel lungo periodo. Creano cioè un vincolo di dipendenza, rendendo in questo caso ancora più difficile pensare anche un giorno magari di poter abbandonare la setta. Loro giocano molto sul fatto del occhio perché poi sarai da sola. Perché tu, quando lasci, sei solo, sei completamente solo, non hai amici, perché i tuoi amici erano tutti all'interno e non ti diranno neanche più ciao se ti incontrano per strada. Non hai parenti, letteralmente, sei sola come un pulcino bagnato messo per strada. Esiste poi la tecnica del digiuno e quella della privazione del sonno. Sono tecniche utilizzate da molte sette, sia di ispirazione religiosa che quelle cosiddette di crescita personale. La modifica dei comportamenti alimentari. Non è normale che dal mangiare e tutto si passi a mangiare niente. Mia sorella ha affrontato un digiuno di 21 giorni perché gliel'ha detto il maestro. Ha alternato periodi di diete di solo mele ad altre di solo carne. Non è normale. Non è assolutamente normale. Destabilizzare le persone dal punto di vista alimentare è un metodo classico di questi guru, perché più la persona è destabilizzata e più è fragile, più è a tua disposizione. Dei digiuni di giorni e giorni e giorni, delle preghiere H48 ore non stop senza dormire, cioè loro ti impedivano proprio di dormire. Partecipavano anche molti ragazzi che lavoravano, c'erano anche magari dei medici, delle persone che lavoravano con i bambini, delle persone che guidavano. Cioè, tu metti veramente a rischio poi le persone per cosa? Per pregare 48 ore senza dormire. Ma perché poi? Le chiamavano challenge. Cioè, erano delle challenge dove se poi ti addormentavi, ti fotografavano e ti mandavano sul gruppo deridendoti. Ah, si è addormentato dopo 36 ore. Io ho provato anche a fare un loro digiuno, tipo le verdure però solo cotte in un modo, te le facevano mangiare ma solo frullate, poi invece ti facevano bere solo il latte per determinati giorni, finché tu dovevi praticamente bere solo acqua. Il mio corpo è andato in blackout. Cioè ci sono anche ragazzini di 12 anni che fanno queste cose, di 11 anni qua dentro. Cioè è un'età veramente critica di sviluppo. E poi cioè io mi ricordo da adolescente avevo magari un po' di problemi legati all'alimentazione. Queste cose te li risvegliano. Cioè è assurda anche la cosa che ti dicono no ma perché così poi dimagrisci. Perché ti dicevano anche questo. Ah no, guardate lui è un po' cicciottello, lui sicuramente non l'ha fatto il digiuno. Dai ragazzi che così siete belli in forma, dovete essere in forma. Io non trovo le parole giuste per terminare questo video.
Per questo ho chiesto a loro. Di tutta questa storia, che cosa secondo te è assolutamente da dire? Cioè, taglierai varie cose, Saverio, però questo dillo. Questo devi dirlo, che può succedere a tutti. Tutti possiamo cadere in una di queste realtà. Se questa mia testimonianza potesse aiutare anche solo una sola persona, una sola, ad uscire da quel mondo, io sarei la persona più contenta di questa terra.